ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono DarkNerdSon2 e vi do il benvenuto nel mio primissimo tutorial in cui vi mostrerò come creare il vostro server personalizzato di Minecraft. Comunque, bando alle ciance, iniziamo col tutorial. Eccoci qua ragazzi sul sito di Aternos dove creeremo il nostro server. Prima di tutto, se volete potrete cambiare la lingua, tra l'inglese e tutto, e c'è anche l'italiano. Io ho già selezionato italiano, ma comunque. Ma voi vi chiederete, ok, ma come si fa in questo sito? Basta che cliccate giù nel link in descrizione. Poi dovrete cliccare su questo bellissimo pulsante dove vi chiederà di iscrivervi o di loggarvi. Ovviamente ci dovremo prima iscrivere. Qui dovrete mettere la vostra email. Qui metto la mia di YouTube, cioè darkensoul2@gmail.com. Poi, nome utente, ovviamente metto darkensoul e poi vi chiederà la password. Io mi sono già loggato con due account, quindi. E poi la conferma password, cioè la solita password che avete scritto sopra. Poi fate la prova che non siete un bot, la più inutile del mondo, ma va bene. E infine iscrivetevi. Fatto ciò, qui c'è dato il benvenuto. Potremo cambiare il nostro IP. Tipo, io lo chiamo tutorial server YouTube. E adesso avremo questo IP al posto di quello di prima. Poi da qui potremo avviare il nostro server o scaricare il mondo se è già esistente o caricarne uno nuovo. Da qua abbiamo tutte le impostazioni del server, dagli slot, dal crack al premium, dalla modabilità e tutte le cose varie e dalla console dei comandi. Qui invece si va a toccare la parte delle versioni. Cioè in cui potremo mettere la più nuova, che al momento quando sto caricando, che non sia uno snapshot, è l'1.11.2, o potremmo mettere anche uno snapshot, che in questo caso è l'1.12.2, un plugin o addirittura di modpack, i modpack che sono su Curse, su FTP, anche se anche su Curse ci sono gli FTP, i Techkit, i Void, ATL e anche altri. Potete mettere anche delle singole mod, o anche creare dei server di Minecraft Pocket Edition. E qui la lista degli operatori e dei giocatori consentiti. Dopo aver fatto ciò, startate il vostro server e aspettate la coda. Mettiamo l'IP del nostro server e quando sarà aperto, ma a noi ci sarà già aperto, potremo entrare nel nostro server. Come potremo picchiare dei bruttissimi maiali e potremo creare la nostra bellissima casa o qualsiasi cosa si voglia con zero lag. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi. Qui alla mia sinistra vi potrete iscrivere e qui alla mia destra avrete tutta una playlist di tutorial che farò. Comunque ragazzi, vi auguro una buona giornata e ciao!